Facoltà di Scienze della Comunicazione possono essere una valida alternativa alle scuole di giornalismo private e quindi a pagamento? Io non credo che questa sia una soluzione possibile. Il problema che noi dobbiamo affrontare è quello dei costi delle scuole di giornalismo, che sono insopportabili, soprattutto quando la gestione da parte dell'università non è attenta come si dovrebbe. Qui a Perugia c'è ad esempio ci sono gli allievi di una scuola, che è quella di Torino, che sulla carta è una scuola che costa uno sproposito ogni anno, ma grazie ad una gestione molto attenta da parte di chi la dirige, il costo per gli allievi diventa sempre significativo, ma il 25-30% di quanto appare, perché riescono ad avere borse di studio soprattutto dalla comunità europea, che quindi tendono ad abbatterlo. Noi però questo problema ce l'abbiamo, ecco perché con la riforma, avendo previsto l'obbligo del percorso universitario, immaginavamo che lo Stato, visto che l'informazione è prevista, il diritto all'informazione da parte del cittadino, non dei giornalisti, è prevista dalla Costituzione, noi immaginavamo che davanti ad un obbligo di legge di questo tipo lo Stato potesse intervenire nelle università pubbliche aprendo dei corsi, ma dei corsi che non possono essere gestiti da accademici. So che non vi piacerà sentirvelo dire, venendo dalla Sapienza, che gli accademici debbono fare gli accademici e sono un'integrazione necessaria al patrimonio di conoscenze che dobbiamo acquisire, ma non si può fare i giornalisti se non ci sono giornalisti che insegnano come si fa.